Spiego brevemente come viene fatto questo tipo di caccia. È una caccia tradizionale che ha indietro nel tempo, è comunque molto praticata, specialmente in Toscana. È una caccia che richiede un certo tipo di organizzazione, e molta passione, tanto tempo a disposizione per formare i piccioni, sia delle racchette che vengono messe sulle pompe, che non hanno nessun canto, quindi certo hanno il loro canto, certo, ma lo fanno in voliera, però ecco, loro il richiamo qui in questo caso è solamente visivo, insomma, ecco. Quindi quando c'è il branco di selvatici a una certa distanza nel periodo del passo, noi mandiamo i volantini, i selvatici hanno una vista acutissima, come del resto ce l'ha anche il piccione, e quindi loro li vedono anche a distanze considerevoli, ma ancora di più i volantini, insomma, ecco, perché non tutti nascono volantini, bisogna selezionarli per arrivare ad avere i migliori soggetti, insomma, che danno più affidabilità, e insomma, questo è il tipo. Ecco, se mi si passa il paragone, è un po' come gli uccelli da richiamo, il loro compito, cioè quello di richiamare, non a livello sonoro. Sì, questo è un richiamo visivo, che loro non emettono nessun canto, quindi, sì. Quindi certo hanno il loro canto, certo, ma lo fanno in voliera, però ecco, loro il richiamo qui in questo caso è solamente visivo, insomma, ecco. Quindi quando c'è il branco di selvatici a una certa distanza nel periodo del passo, noi mandiamo i volantini, i selvatici hanno una vista acutissima, come del resto ce l'ha anche il piccione, e quindi loro li vedono anche a distanze considerevoli. Sono razze selezionate nel tempo che vengono così affinate a fare questo tipo di gioco, ma diciamo che il ceppo vero e proprio sarebbe il piccione del ragno. Poi ci sono gli incroci e portati fino a questo livello. Questo è il ternano, la razza ternana chiamata. È un po' più scuro come colorito rispetto al rosato livornese e ha le bande naturali bianche, simili al colombo. Queste sono proprio naturali. Ora gli dico di rientrare. Sto per mettere un altro volantino, un altro ternano, che questo è un piccione giovane, un maschio. E sul numero dei volantini dipende, è abbastanza soggettivo, anche qui varia da cacciatore a cacciatore. C'è chi usa un solo volantino, perché è sufficiente anche un solo volantino, o chi ne usa due, tre o anche una batteria intera, insomma. In questa occasione, qui siamo in fiera, insomma, cerchiamo di dare anche un po' di spettacolo, quindi metto qualche volantino in più, insomma, diciamo, va bene? E quindi io lo adagio, come generalmente si fa anche per la caccia, va bene? Come dicevo prima, le specchiature bianche, le tipiche, ecco. Quindi, ora ne prendiamo un altro, mettiamo l'ultimo. Questo un altro volantino, questo diciamo è uno dei maestri, quelli più anziani, detto, ha 3-4 anni di vita, questo ha una tipicità con le piume che coprono i tarsi, quindi sono significative, belline, sono un po' più rari questi, però sempre bel piccione. Quindi ora assisteremo a uno spettacolo. Ora assisteremo a un altro volo, faremo fare un altro volo. Vediamo a secondo di come stanno volando, vedrò se è il caso di farle raddoppiare oppure no. Beh. Sempre nella cosa di dare un po' più spettacolo, diciamo. Allora, ci prepariamo. Tenderanno a raggrupparsi. Ecco, ora li farò raddoppiare, va bene?
Grazie.